Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club in italiano. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con il nostro rapporto con Sayori che è salito e a un certo punto si è interrotto. Chissà cosa sta per succedere. È già domenica, sono sempre più in ansia per la visita di Yuri. Continuo a ripetermi che non c'è ragione di innervosirsi, ma non serve a molto. Yuri è chiaramente introversa e con una ricca vita interiore. Sono sicuro che si aprirà un po' quando saremo soli. Marpione. Nel frattempo ci siamo scambiati un paio di messaggi. All'inizio sembrava molto apprensiva, ma ho presto iniziato a conoscerla meglio. Ma mettendo da parte Yuri, Sayori non si è più fatta sentire da quando ha lasciato il club l'altro giorno. Non che normalmente ci scriviamo di continuo, ma sono in pensiero per lei. Fra quel che ha detto Sayori e quel che ha detto Monica, come posso ignorare Sayori ora che potrebbe aver bisogno di me? E questo è un pensiero giusto, bravo! Decido di far visita a Sayori prima dell'arrivo di Yuri. Le dico che sto arrivando senza chiedere come facevamo un tempo. Busso alla porta di casa di Sayori e poi entro da solo. Giocavamo insieme così spesso che ci viene naturale entrare l'uno in casa dell'altro, come se fossimo parenti. E certo, la casa è silenziosa. Al piano terra non c'è traccia di Sayori, perciò immagino sia in camera sua. Strano che non sia ancora corsa a salutarmi. Raggiungo la camera e finalmente la trovo. Sayori? Ciao, Jeko. Mi siedo sul tatami. Sayori si sforza di sorridere, ma è chiaramente diversa dal solito. C'è un attimo di silenzio fra di noi. È un pezzo che non viene a trovarmi così, vero? Ah, hai ragione. Un bel pezzo. Le cose non sono poi cambiate molto, no? La camera di Sayori è in disordine come sempre. Riconosco anche i peluche e gli arredi che usa da anni. Tra l'altro, stavo facendo caso un po' in giro in camera di Sayori e c'è quel calendario che, se facciamo attenzione, io credo che la data sia o 17 o il 2019 e ci sono delle date segnate e delle date cancellate. Chissà se ha un vero significato. Aspetta, e se io andassi nel gioco in quelle date succederebbe qualcosa? Può essere. Potrebbero essere le date dei nostri compleanni. Il punto è chi è chi, però. Però fa niente. In più ci sono dei fogli per terra che probabilmente sono poemi che lei ha scartato. Se venissi più spesso non sarebbe tanto in disordine. Perché finivo sempre a pulire per te. Come mai questa visita improvvisa? Oggi non dovevi vederti con Yuri? Sì, ma... aspetta, come fai a saperlo? Sayori aveva già lasciato la riunione quando l'abbiamo deciso. Me l'ha detto Monica. È naturale che mi tenga informata sui preparativi del festival, no? Ah, giusto. E tu? Oggi non aiuti Monica? Certo che sì. L'aiuto online. Non abbiamo bisogno di incontrarci. Ah, quindi lo faremo solo io e Yuri? Già. Un altro silenzio fra di noi. Sayori fissa un punto a caso. Il suo comportamento è davvero insolito. Arrivo al punto. Volevo solo vedere come stavi, dopo che te ne sei andata venerdì. Lo vedo quando qualcosa non va. Ti conosco troppo bene. Allora... Sayori sorride scuotendo la testa. Così non va, Jeko. Eh? Perché non può tornare tutto come sempre? È soltanto colpa mia. Se non fossi stata tanto debole, confessando i miei sentimenti, se non avessi fatto quello stupido sbaglio, non ti saresti preoccupato per me. Non saresti mai venuto qui. Ora non sarei nemmeno nei tuoi pensieri. Come potresti non essere nei miei pensieri tu? Ma questa è la mia punizione, vero? Il mio egoismo andava punito. Ecco perché il mondo ha deciso di portarti qui oggi. Vuole soltanto torturarmi. Sayori. Prendo Sayori per le spalle. Ma di che diavolo parli? Ma ti senti? Deve esserti successo qualcosa. Non c'è altra spiegazione per il tuo stato. Forza, dimmelo. Non smetterò di pensarci finché non lo scopro. Ah. Sul viso di Sayori affiora un sorriso vuoto. Non mi dai proprio scampo, Jeko. Ma ti sbagli. Non mi è successo nulla. Sono sempre stata così. Non l'avevi mai visto prima. Visto cosa? Di che parli, Sayori? Vuoi proprio costringermi a dirlo, Jeko? Immagino di non avere scelta. Il fatto è che soffro di depressione grave da sempre. Lo sapevi? Secondo te, perché arrivo sempre tardi a scuola? Perché il più delle volte non trovo nemmeno la ragione per alzarmi dal letto? Perché dovrei fare qualcosa quando mi sento così inutile? Ah, oh,
Che dolore. Perché andare a scuola? Perché mangiare? Perché fare amicizie? Perché sprecare le energie e le premure degli altri per una come me? Ci si sente così. Ed è per quello che voglio fare tutti felici. Senza che nessuno si preoccupi per me. Ah, sono sconvolto. Non so nemmeno come rispondere. Sayori, perché me l'hai nascosto per tutti gli anni che ci conosciamo? Perché tanto sforzo? Perché non pensassi a te? Perché, Sayori? Perché non me ne hai mai parlato? Siamo amici stretti. Mi sento come tradito. Se l'avessi saputo, avrei fatto il possibile per aiutarti. E anche se non posso fare molto, almeno mi sarei sforzato per migliorare leggermente ogni tua giornata. Sono tuo amico. Bastava dirmelo. Non hai capito niente, Geko. Perché pensi che non l'abbia detto? Perché a quel punto avresti sprecato le tue energie su di me anziché fare cose più importanti. Ovvero guardare anime tutto il giorno? Non voglio che nessuno si prenda cura di me. Le premure degli altri hanno un retrogusto amaro. A volte è piacevole, ma mi sento anche come se mi prendessero a bastonate. Ecco perché volevo tanto che facessi amicizia con le altre. Mi piace aiutare gli altri a essere felici insieme. Ma poi ho scoperto un'altra cosa. Vedendoti stringere amicizia ed entrare in confidenza con le ragazze del club. Parentesi, nessuna a parte te. Sentivo come una lancia nel petto. Ecco perché. Ecco perché ho deciso che il mondo vuole solo torturarmi. Ogni cammino mi porta solo dolore. Hai ragione, non ti capisco. Non capisco affatto quello che stai provando, Sayori. Ma non devo capire. Qualunque cosa aiuti a fermare il dolore, io la farò. No, Geko, non c'è niente da fare. Niente di niente. La sola cosa che mi avrebbe aiutato era di lasciare le cose come sempre. Ma sono stata egoista. Ho finito per mostrarti quanto sono orribile. Il viso di Sayori è rigato di lacrime. Ti ho fatto entrare nel club letterario perché sono egoista. La mia punizione è stata una sofferenza che non potevo capire. E ora che sei qui, ho fatto soffrire anche te. Sono solo debole ed egoista. Ecco cosa sono. Ed ecco perché accetterò questa punizione. Perché le merito tutte fino all'ultima. Senza pensarci, afferro di nuovo le spalle di Sayori. Stavolta la stringo forte a me. Oh, e dai, perché non le hanno disegnate? Ah... Geko. Sayori, non mi importa se ti senti egoista. Sono felice che tu mi abbia fatto entrare nel club. Vederti tutti i giorni è un motivo sufficiente per andarci. Fare amicizia con le altre è solo un extra. Ma non sottovalutare mai quanto ti voglio bene. Non lo cambierei con nulla al mondo. Geko. Sayori non ricambia il mio abbraccio. È stretta fra le mie braccia, ma le sue continuano a penderle ai fianchi. Inizia a singhiozzare al mio orecchio. No. Non farmi questo, per favore, questo no. Geko, io... Sayori parla a malapena fra un singhiozzo e l'altro. Non so se sto facendo la cosa giusta, ma voglio solo che sappia quanto tengo a lei. Se ti consideri egoista, devi lasciare che lo sia anche io. Costi quel che costi, troverò un modo per spazzare via quelle emozioni. Se c'è qualunque cosa che vuoi che faccia, vedi di dirmelo, altrimenti m'arrabbio. Non lo so, non ne ho idea. Delicatamente Sayori mette finalmente le sue braccia attorno a me. Non so niente e ho davvero paura. Non capisco niente dei miei sentimenti, Geko. Conosco solo l'apatia e il dolore. Ma il tuo abbraccio è così caldo e anche questo mi spaventa. Sayori lascia la presa e nel farlo la lascio andare anche io. Il festival è domani? Sì. Sarà uno spasso, no? Vero. Che ne dici se lo passassi tutto con te? È quel che voglio, te lo giuro. Io penso che sarebbe bello allora. Va bene. Sayori si asciuga gli occhi. Se potessi restare tutto il giorno qui, lo farei. Di tutti i giorni, proprio oggi dovevo avere impegni. Forse dovrei No, no! Per favore! Se lo facessi, non ti perdonerei davvero. Ma... Yuri arriverà fra poco a casa mia. Almeno, che ne dici di venire ad aiutarci? Sarà divertente. Come sorpresa, Sayori scuote la testa. No, scusami. Non so se oggi mi farebbe bene. Tu mi capisci, giusto? Io direi di no, visto come ha appena risposto della serie. Dai, vieni con me, Yuri, la ragazza con cui... ci sto provando, anche se in realtà ci sto provando con te. Ah... Mi riesce difficile capire del tutto, ma faccio del mio meglio. Va bene così. Non preoccuparti troppo. Ci vediamo domani, ok? Va bene.
Non vedo l'ora. Saluto Sayori ed esco da casa sua, poverella. Tornando a casa mi sento a disagio. Ma Yuri sta per arrivare e fatico a continuare a pensarci. Forse ha ragione Sayori. Non dovrei preoccuparmi troppo. E comunque avremo modo di divertirci domani. Meglio concentrarmi su quel che mi aspetta.